Massimo IV è il proprietario dello storico Hotel Regno in via del Corso a Roma, che ora è chiuso perché di turisti nella capitale non se ne vedono più da mesi, neanche italiani. La pandemia ci ha fatto passare da un 95% di occupazione media allo 0%. Noi al 10 agosto 2020 che qui stiamo chiusi. L'Hotel Regno non ha chiuso neanche durante la guerra. Queste sono delle immagini, ingresso degli americani a Roma davanti all'Hotel Regno, proprio su via del Corso, che passavano le prime camionette degli americani. Quest'anno per la prima volta dal 33, quasi 100 anni di storia, per questa stramaledetta pandemia siamo stati costretti a chiudere. Il signor IV continua però a tenere aperto l'altro hotel di famiglia, l'Oxford, a due passi da via Veneto. Una dolce vita amara, ma così può continuare a far lavorare il suo staff, anche se le camere sono vuote. Siamo costretti, a non avendo fatturato, ad attingere da nuovi debiti. Abbiamo dovuto fare un indebitamento di 1.200.000 euro. Questa è la cosa più scandalosa a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni, che non posso andare a Roma e fare una vacanza, ma le Canarie sì. I sostegni sono briciole rispetto al crollo del fatturato. Praticamente noi su un fatturato complessivo del mio gruppo di 4 milioni e 8 abbiamo perso 3 milioni e 8 con un ristoro complessivo di 170.000 euro. Non c'è nessuno a Pasqua, quindi a Pasqua saremo praticamente chiusi. Che il turismo sparisse a Roma neanche negli incubi peggiori.